Parliamo di politica, insomma, una lunga parte della nostra trasmissione dedicata all'ambiente. Andiamo adesso a temi diversi. Ci occupiamo naturalmente dei risultati dei ballottaggi in tutta Italia. Uno dei comuni liguri più importanti era quello di Chiavari, che è stato vinto, possiamo dire così, dalla sindaco che rappresentava la coalizione di centrodestra, e in Italia, insomma, ci sono stati diversi risultati piuttosto sorprendenti, sorprendenti se non altro per una questione di tradizione, no? Penso per esempio a Verona, Catanzaro e via dicendo. Intanto vi presento il mio ospite che è Mariano Passeri, Sinistra Italiana. Buongiorno, grazie per esserci. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Dunque, intanto raccontiamo commentiamo i risultati alla luce di quello che vediamo questa mattina. Si dice una vittoria ai ballottaggi ascrivibile al centro-sinistra. Insomma, diversamente, in qualche modo il primo turno era stato considerato una vittoria del centrodestra. Rischiamo di non capirci più niente? Ma in realtà è abbastanza politicamente così, si può capire questa situazione Deducibile. deducibile. Infatti per noi sarebbe stato molto importante arrivare al ballottaggio, nel senso che per come si stanno un po' conformando i due schieramenti, diciamo che il centro-sinistra, a mio parere, o comunque la sinistra, ha più possibilità poi di recuperare anche voti al secondo turno, quindi al ballottaggio. E non mi sorprende, mi dispiace che non sia accaduto questo a Chiavari, ma lì c'è stata una situazione anche di astensionismo feroce, la definirei, come anche a Genova del resto, ma invece in alcune parti d'Italia ha funzionato questo discorso, perché mentre la destra si compatta già al primo turno e ottiene praticamente quello che deve ottenere già lì, se non passa rischia poi al ballottaggio di perdere perché ci sono voti di recupero che la sinistra ha più facilità di recuperare, anche per liste che magari si schierano, come è capitato da noi, c'era una lista a sinistra che magari fossimo arrivati al ballottaggio avrebbe spinto, probabilmente mi auguro, il suo elettorato a votare per il candidato di centro-sinistra. Ecco, sono ormai, vabbè, per noi discorsi un po' con i se, ma un po' funziona questa cosa. Tornando su Genova, tornando insomma sul risultato del 12 giugno, intanto una considerazione generale, anche naturalmente con l'obiettivo puntato su Sinistra Italiana, e poi naturalmente raccontiamo un po' di questa vittoria anche di Bucci sui municipi. Partiamo però da Sinistra Italiana. Come avete guardato questo risultato? Che conclusioni avete tratto? Ma per Sinistra Italiana era un azzardo questo tentativo di fare attraverso una lista propria da soli e collocarsi comunque in una coalizione in cui abbiamo creduto sin dal primo minuto, ma che ci vedeva comunque anche sotto tiro, no, di qualche critica, perché tanti non hanno compreso magari la nostra scelta di stare a sinistra della coalizione progressista. Noi la difendiamo questa scelta perché secondo noi avremmo potuto sicuramente dare un valore aggiunto e continueremo a darlo in questa coalizione che continuerà comunque a sopravvivere cercando di fare un'opposizione che sia il più possibile coesa e il più possibile condivisa. È stato un punto di partenza, diciamo, è stata la prima volta in un comune importante come Genova dove Sinistra Italiana è scesa con il proprio simbolo. Abbiamo ottenuto un risultato che ci dà una base su cui lavorare. Ma abbiamo intanto visto e notato con i nostri occhi che Genova, ma comunque in generale, c'è bisogno di una forza di sinistra che abbia chiari riferimenti, che abbia delle prerogative e che abbia degli obiettivi che siano realmente di sinistra. Diciamo che questo lavoro ci porterà comunque ad avere una base su cui non partire, ma proprio su cui lavorare, per ampliare, per diventare un soggetto anche più grande, come ci auspichiamo diventi anche il soggetto nazionale che sta andando molto bene in questo periodo, proprio per le scelte che sta prendendo. Ecco perché per esempio stamattina questa vittoria ai ballottaggi del centro-sinistra viene salutata un po' come una vittoria del campo largo. Campo largo che in qualche modo a Genova è stato sperimentato. Secondo lei, dal punto di vista scientifico, funziona senza se e senza ma sempre? Cioè è il futuro, verso cui magari bisogna guardare anche le prossime politiche?
Allora, intanto la prima cosa che bisogna in qualche modo capire e comprendere è come riportare la gente a votare, perché fondamentalmente è chiaro che poi si divida in due il segmento, perché se poi la gente, soprattutto le persone che hanno magari delle idee un po' più particolari, un po' più, mettiamola così, anche che non vengono rappresentate dal campo largo né da una parte né dall'altra, non si recano neanche a votare quelli che sono i partiti che invece o le liste che potrebbero invece rappresentarli di più. Questo è un problema, quindi rimane, Genova è l'emblema di un capoluogo così importante di regione, ma una delle città più importanti d'Italia, che ha portato a votare meno della metà delle persone. Io posso comprendere che ci sia, disaffezione sulla politica, della politica, a livello magari, che ne so, ora, le europee, le politiche addirittura, posso capire che ci siano persone che si sentano tradite dalla politica e non vadano a votare. Non lo farei mai io. Ritengo sia comunque sbagliato, ma lo posso comprendere. Che però una persona non sia stimolata neanche ad andare a votare per il rappresentante cittadino che poi dovrà per 5 anni fondamentalmente dare le direzioni di scelta di una città, e questo un po' mi preoccupa, ecco, Infatti lei è perché stato molto critico, no? All'indomani sono del stato molto 12 giugno, insomma, anche ne ho sollevato un pagato po' anche di le conseguenze, polemiche. sì. Vabbè, ma perché a me piace anche un po' essere da un certo punto di vista schietto. Credo che questo poi la gente, anche chi magari lì per lì ci è rimasto un po' male, comprenda che poi in realtà è meglio così, no? Che fare tanta melina, perché io poi ho sentito anche tanti miei colleghi, anche candidati, dire no, però questi poverini bisogna ripartire da... Sì e no, nel senso che comunque poi adesso per 5 anni ci saranno persone che non sono andate a votare perché hanno preferito fare altro. Io lascio chiaramente perdere chi stava male, chi non ha potuto davvero, ma Certo. io parlo di quelli che lo fanno per scelta. E per 5 anni magari si lamenteranno del fatto che c'è il peggior sindaco d'Italia, eccetera. Ecco, quindi io penso che le elezioni vadano difese e vadano comunque rivissute come un momento corale, proprio perché poi, soprattutto in quelle comunali amministrative, noi la faccia poi ce la mettiamo davvero. Cioè, la persona che va a fare il sindaco è una persona con la quale per 5 anni ti dovrai interfacciare. E secondo me sarebbe opportuno che ci si arrivasse almeno al 60% di persone che vanno, cioè invertire quel trend, no? Invece siamo quasi al 40%, arrivare al 60%, perché credo che anche per chi governa, voglio dire, sì, hai vinto, però, la rappresentanza, poi ho tutta un'idea mia particolare sul fatto che secondo me al sindaco Bucci convenga avere anche meno gente che sia andata anche a votare lui stesso, cioè lui preferisce in qualche Quello modo che è partito un dato di aziende, quindi, fatto esatto. è che insomma, Bucci è stato molto amato in questi 5 anni ed è stato largamente riconfermato, Sì, tanto sì, sì. che addirittura la vittoria del centrodestra, 7 municipi su 9. Tanti interpreti politici, in qualche modo, di questi giorni l'hanno addebitata proprio ad una vittoria a strascico della figura di Bucci. Beh, allora, Ha preso tutto, secondo lei? da un certo punto di vista, ora non voglio fare, ma un po' mi rincuora perché, Fratelli d'Italia, che era il mio spauracchio, non ha rotto gli argini come io immaginavo, e sinceramente sono felice che a Genova un partito che per me oggettivamente rappresenta una politica che proprio non voglio neanche affrontare, non abbia rotto e non abbia fatto il primo partito, ecco, cosa che poteva essere invece nelle cose, visto il trend nazionale. Eh sì, è stata una. Ma credo che anche questo sia comunque ovviamente avvantaggiato e favorito dall'astensionismo. Perché? Perché chi vuole votare Bucci come persona va a votare Bucci come persona e si fa pochi problemi di chi lo accompagni, di chi, con chi è, le liste, eccetera. E infatti ci sono stati molti voti diretti, Anche nei municipi, anche nei sì. municipi. E invece, a sinistra c'è tutto un altro discorso, cioè si dovrebbe ricominciare a portare la gente a votare per fiducia. E io infatti la cosa che posso dire del percorso che abbiamo fatto, che rifarei nelle scelte, nel senso che secondo me Ariel dell'Ostrologo rimane un candidato autorevole e sarebbe stato davvero un ottimo sindaco per la città di Genova, questo lo ribadisco anche oggi dopo la tra virgolette batosta presa, sono le Non tempistiche. tutti in quella coalizione, nella sua coalizione, hanno pensato che poi questa scelta fosse quella caduta meglio. Almeno
così si sono pseudo espressi. Sì, vabbè, poi ci sono sempre le diatribe, gli smarcamenti, no? Una coalizione che nasce comunque per un obiettivo, quando l'obiettivo non viene raggiunto, diciamo che le persone, non poco serie, ma coloro che vogliono sempre trovarsi una scappatoia, iniziano a smarcarsi e a dare la colpa. Noi di Sinistra Italiana invece non abbiamo questo problema, anzi, noi pensiamo che portare avanti un'opposizione, per quanto noi non avremo purtroppo una rappresentanza in comune, ma lavorare dietro le quinte per una opposizione matura, ma anche molto d'impatto, sia una cosa che funzionerà se la coalizione rimane un po' in piedi, altrimenti si farà come gli scorsi 5 anni in cui ognuno va per i fatti propri e fondamentalmente qualche presidio a Tursi, ma che poi a una persona così il presidio a Tursi gli fa il solletico sotto le ascelle, scusate se mi permetto di questo, perché oggettivamente se ne fa poco. Perché per esempio lei sarebbe stato d'accordo alle primarie, ad una scelta pre rispetto alla questione candidato, oppure diciamo la scelta deve essere condivisa dalla politica, in questo caso dalla coalizione? Allora, come è maturata la scelta? Sul nome è stato un lungo travaglio, durato tempo, perché questa volta ci siamo mossi per tempo, la coalizione si è formata con largo anticipo, ci si è poi impantanati a un certo momento, quando c'era la scelta sul nome e quando poi ci sono state insieme al candidato tutte delle questioni politiche dove chiaramente i partiti vanno un po' ad appesantire il discorso coalizione. Quindi per il futuro cosa va fatto meglio? Intanto tenere un po' le fila anche durante i 5 anni, far vedere alle persone che si sta lavorando a un progetto comune, perché altrimenti le persone, se ci sarà sempre un uomo come Bucci, fanno prima a votare una persona come Bucci. E non perdersi troppo tempo per strada. Quando è stato scelto Ariel dell'Ostrologo era comunque intorno a febbraio. La composizione delle liste, tutto quello che municipi, presidenti, eccetera, ci siamo arrivati ad aprile. Sì. Questo è un errore, questo è un grosso errore. E questo è un grosso errore perché soprattutto, noi in realtà alla prima esperienza, senza avere neanche una proiezione di quelle che sarebbero state poi le nostre percentuali, non abbiamo fatto un gioco di rottura, ma ci sono stati dei soggetti chiaramente che, avendo consapevolezza di pesare tot, hanno comunque durante la gestazione un po' si sono un po' messi di traverso, per poi raggiungere dei risultati anche oggettivamente non troppo positivi. E quindi bisogna lavorare su questo. Non è facile, però io credo che sarebbe distruttivo adesso come adesso non provarci, o quantomeno poi per i prossimi 5 anni, se mai si dovesse scegliere un'altra via, farlo per tempo davvero, ma per tempo vuol dire una questione di lavorare su un percorso almeno 2 o 3 anni prima, se no non si va. Ecco, lei ha detto una cosa molto interessante, ha detto noi dovremmo interessarci a riportare i cittadini al voto, quindi non farli astenere da questo. Però in un momento storico nel quale sembra essere più che i partiti, sembra essere il leaderismo a imperare, no? Pensiamo agli anni di Salvini, adesso pensiamo a quelli per esempio di Meloni, insomma sembra che i cittadini, di fronte alla complessità della politica, quando la politica si esprime in idee, in partiti, in movimenti, sembra preferire la semplicità personalistica del leader. In qualche modo questo a Genova forse si è verificato, il leader lo possiamo identificare per esempio nel sindaco Bucci. Ecco, alla luce di questo, lei non è piuttosto pessimista rispetto alla possibilità di riavvicinare le persone alle idee, ai partiti, alle soluzioni complesse? Io penso che ci voglia il classico equilibrio, nel senso che la forza di massa l'abbiamo anche vista poi sgonfiarsi, il Movimento 5 Stelle faceva fondamentalmente del voto mai personalistico il proprio successo, è arrivato nel 2018 a Genova a prendere il 30% praticamente, e se andiamo a vedere i voti per esempio di preferenza erano pochissimi perché veniva votato il Movimento 5 Stelle, quindi in quel caso lì abbiamo vissuto una fase per cui tantissimi italiani si sono riavvicinati al voto e sono quelli che poi si sono oggettivamente sentiti anche magari un po' traditi. Il vuoto lasciato dai 5 Stelle, che si vede ancora adesso con le varie diaspore, le varie diatribe interne, ha lasciato degli strascichi non indifferenti, perché
hanno avuto il merito da un certo punto di vista di riportare gente al voto, quelli che magari proprio erano illusi, disillusi, tutto quello che possiamo dire, però poi li hanno un po' persi per strada, abbandonando un po' quelli che erano i valori per cui questa gente è tornata a votare. Quindi i 5 Stelle, che è stato, che io penso sia in una fase un po' così, si ricompatterà in altro modo, credo, ecco, diventerà qualcosa di diverso, o comunque ci sarà sicuramente una gran parte che seguirà Di Maio, eccetera, quindi ci sarà questa situazione da risolvere, hanno un po' illuso che il voto al movimento, alla lista, potesse essere. Io penso che ci voglia un equilibrio, ma c'era anche prima, cioè non è che quando Berlinguer era Berlinguer, il Partito Comunista era il Partito Comunista, qualcuno si faceva difetto sul fatto che ci fosse un leader e un grosso partito. C'era un grosso partito e c'era un leader. Cioè, è una quindi cosa, ritornare a quell'equilibrio. È una cosa normale. Beh, io direi che, guardi, se posso dire la cosa personale che mi auguro, è che la sinistra ricominci a fare la sinistra, senza avere da una parte troppe velleità su quelli che sono dei discorsi magari che appesantiscono anche un po' poi la concezione della politica delle persone normali, delle persone che magari votano anche per sentimento, non per forza per cultura, e mi riferisco a quelli che stanno troppo ai margini, che vanno sempre troppo a calcare la mano su quelli che sono delle tematiche magari che per una città come Genova, se parliamo di amministrative, poco ci quagliano. E soprattutto che abbia un'identità e la forza di dire dei no, di stare. Sinistra Italiana, secondo me, questo a livello nazionale lo sta facendo, e quindi la forza di riuscire a essere per la pace in un momento in cui tutti si vogliono armare, vogliono ricominciare un discorso brutto e brutale come la guerra, il fatto di non stare dentro un governo Draghi, che è un governo che oggettivamente con la sinistra non ha niente a che fare, e sono scelte, queste scelte dovranno prima o poi ripagare, secondo me ripagheranno. Bisogna però mantenere questo trend, bisogna mantenere il coraggio di esprimere dei concetti senza avere la paura di perdere dell'elettorato. Ecco, io questa è una cosa che patisco un po', cioè alla fine la tua base la riesci a costruire se metti coraggio, se metti dei bei temi nei tuoi discorsi, senza avere però l'occhio un po' così, però se poi perdo quello lo perdo. No, facciamo la sinistra e cerchiamo di riprendere un po' di collegamento col territorio, cosa che noi stiamo facendo, e direi che sicuramente potremo arrivare ad avere una buona rappresentanza. Poi se vogliamo non parliamo del Partito Democratico, perché quello è un altro discorso, secondo me. Sinistra Italiana non è entrata in consiglio comunale, ma in municipio centro-ovest lei ci rientra, ne faceva già parte. E quale sarà a suo avviso la configurazione di esso, anche alla luce insomma del buon successo personale avuto in municipio? Ma il frutto della mia rielezione nel consiglio è, bisogna dire, grazie a Sinistra Italiana Genova, ma anche grazie a chi mi ha aiutato nel percorso, a tutti i candidati, le candidate e i candidati che insieme a me hanno battuto il territorio, cosa che io facevo già prima insieme a tanti, ma ci sono state anche delle nuove figure che si sono affacciate e continueremo a lavorare insieme per fare un buon lavoro. È stato un vero peccato non riuscire a passare nel centro-est, dove per la classica il macchinario dei resti, che io ancora non ho capito, non sono un abile matematico e non mi ci metto neanche a capire, però siamo rimasti fuori nonostante abbiamo superato la soglia di sbarramento, ma non abbiamo preso il premio di maggioranza. Stessa cosa Ponente. A est abbiamo creato un gran bel gruppo e anche lì credo che avremo una forza per... l'obiettivo è quello di radicarci un po' in tutti i territori e poter aumentare il nostro raggio. Per quanto riguarda il futuro del centro-ovest, io mi auguro che vengano considerate un po' tutte le carte nel tavolo. Io credo che noi con il nostro 3%, che sembra piccolo e poco, in realtà siamo stati determinanti, perché altrimenti, ahimè, la Lega avrebbe vinto con il candidato presidente e avremmo perso anche il centro-ovest, nonostante la battaglia sui depositi chimici, e questo dovrebbe farci riflettere su quanto poi alla fine in realtà... secondo me proprio manca la gente che va a votare, e quelli che vanno a votare per Bucci vanno a votare per Bucci a prescindere, quindi lì si fa fatica anche di cavalcare determinate battaglie. E noi ci aspettiamo un riconoscimento, chiaramente, perché abbiamo tutto, cioè io personalmente mi sento anche in forza di poter rappresentare una grossa parte di anche associazionismo, di persone che hanno creduto in me e con la quale lavoro da anni, anche prima di fare politica, quindi un tessuto sociale
che serve a questo municipio, un tessuto sociale che si dedica anche proprio alla vita sociale, agli spazi sociali, alle attività, ai giovani. Cioè, direi che potrebbe essere sicuramente una bella avventura per me, me lo auguro e penso anche sommessamente di meritarmelo. In realtà poi insomma, la attendono in ogni caso degli anni non facili in municipio, perché il municipio centro-ovest come dire, vedrà la costruzione di grandi opere, no? Pensiamo a insomma, a breve, tra qualche giorno ci sarà l'apertura delle buste per diga foranea, c'è la questione dello spostamento dei depositi chimici e insomma, un municipio che da questo punto di vista ha bisogno sia di una rappresentanza dei cittadini sia di un dialogo fitto, no? Immagino con chi andrà ad occuparsi questi temi. Sì, noi il Centro-Ovest e la Val Polcevera siamo, diciamo, le uniche due bandierine rosse presenti nello scacchiere dei municipi di Genova, quindi due su nove. Anche lì la sconfitta è stata abbastanza cocente, anche se andiamo a vedere in determinati territori lo scarto è stato pochissimo, come anche qui, perché anche qui è stato veramente, ne parlavo prima, il 3%, quindi ci aspettavamo sicuramente di più, ecco, questo non lo nego. Però il fatto che su due territori così interessati da queste grandi opere, perché anche la Val Polcevera ne avrà, e un'opera in particolare che ci riguarda entrambi, che è il Parco Ferroviario del Campasso, con tutto l'annesso e connesso, è abbastanza emblematico che l'abbiamo spuntata noi in qualche modo. Perché? Perché la gente è preoccupata e quindi le persone vedono in chi ha coraggio di dire anche dei no o comunque di porsi delle domande a questo progresso che magari sicuramente porterà dei benefici, ma a chi, come, quando e soprattutto a quale prezzo e a quale costo per gli abitanti. Cioè, questa è una cosa che di risposte in questi 5 anni ne sono state fornite veramente poche, anche sui depositi chimici, ma un po' in generale. Quindi direi che le persone hanno paura, in questi territori le persone hanno paura, questa è una cosa che secondo me il sindaco Bucci sta sottovalutando, c'è proprio una paura di perdere quel poco, perché parliamo anche di territori in alcune zone che c'è veramente da star poco tranquilli, una desertificazione, una povertà anche di socialità, quindi giovani abbandonati, ci sono delle situazioni oggettivamente limite in questi due territori e quindi la gente ha paura che questo possa ancora portare a peggiorare la qualità della vita, la salute con tutta la movimentazione di eccetera. Quindi non si tratta di essere contro il progresso o non volere che la città cambi veste per migliorare nella viabilità eccetera, si tratta semplicemente di capire quanto certe opere debbano e possano impattare sulla vita di chi ci vive in questo momento e se ci sono delle alternative. Ci sono delle alternative, su tante cose sono state proposte delle alternative, mi viene in mente su tutta la Genovina perché noi l'abbiamo seguita molto come alternativa alla viabilità di Genova, ma spesso e volentieri si preferisce non perseguire quello e intestardirsi su certe situazioni. Quindi noi saremo chiaramente in campo per chiedere conto su tutto, senza fare il signor del no, ma voler capire per bene e cercare di tutelare la salute dei nostri concittadini, che è la priorità assoluta. Grazie per questa analisi a Mariano Passeri di Sinistra Italiana, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E noi conteniamoci compagnia, torniamo con gli aggiornamenti tra pochissimo.